Grazie Gianfiero. Allora io dirò due parole così, perché non era preventivato l'intervento, quindi non ho preparato niente, come di solito succede tra l'altro. E poi magari facciamo un vice, posso sfruttare i miei 5 minuti magari per ricevere qualche domanda, se avete qualche domanda su quello che stiamo facendo in Parlamento in questi giorni. Come diceva Gianfiero, io sono del quarto municipio, sono trasferita a giugno. E sono entrata subito in contatto con un gruppo fantastico, che è il gruppo di queste persone che vedete dietro di me e che sono dietro di me non solo oggi in senso fisico, ma sono dietro di me sempre anche in senso psicologico, di supporto, perché insomma dentro il Parlamento è veramente dura, e poi insomma se avremo modo e tempo di raccontarvelo, vi racconteremo queste esperienze. E dicevo di questo gruppo, che è un gruppo che lavora da un paio d'anni nel municipio, è un gruppo di persone eccezionali che dedicano sistematicamente tempo, passione, energie a fare attivismo, a spiegare come funziona il movimento, a spiegare quali sono i valori e le idee del movimento, a fare rete con gli altri cittadini e a far capire qual è il modo di lavorare del Movimento 5 Stelle, dove il senso vero è la non principio di delega, cioè chi decide di votare il Movimento 5 Stelle è perché mettendo quel segno sul nostro simbolo si impegna con se stesso a dedicare un piccolo, anche un piccolissimo spazio della sua vita al bene comune, al senso della collettività, e quindi a riappropriarsi del suo senso di cittadinanza, a capire che la politica non è una cosa che è al di fuori o al di sopra delle nostre teste, ma che ognuno di noi fa politica nella vita di ogni giorno, con le scelte di ogni giorno. Posso andare? Sì, solo una cosa, se giù non sentite, perché c'è rumore, qua davanti c'è qualche posto, prendete la sedia e spostatevi avanti, proprio è un predicatore, quindi... No, ma non è il park, con la cassetta della frutta a predicare, fantastico. Quindi io vi invito, chi non lo avesse ancora fatto, ad entrare in contatto col gruppo del quarto municipio. Dico loro perché ultimamente con gli orari del Parlamento io non sono più molto presente, però ci vediamo un paio di volte a settimana, un incontro venerdì fisso per l'accoglienza e un incontro martedì invece tra gli attivisti, quelli che sono più operativi, per definire le attività della settimana. L'indirizzo del posto dove ci vediamo è via Montepatulo, non so più se è il 37, vabbè, abbiamo le idee un po' confuse ma molto chiare su altri argomenti che non siano il civico. E tra l'altro ne approfitto di questa occasione per rilanciare un'idea che avevo detto a qualcuno i primi giorni dopo lezione, cioè di prendere l'abitudine una volta al mese di incontrarci tra noi cittadini per raccontare quello che sta succedendo. Cioè io vi posso portare l'esperienza di che cosa succede al Parlamento e mi piacerebbe tra l'altro anche magari creare delle giornate dove gruppi di cittadini rientrano dentro l'istituzione del Parlamento, quindi sapere che ci sono dei giorni che magari qualcuno di voi viene, così vede come si lavora, capisce, cioè iniziamo ad aprire queste porte di questi palazzi del potere che vengono viste sempre come qualcosa di lontano, inaccessibile rispetto a cittadini normali. E poi creiamo un appuntamento fisso una volta al mese dove ci incontriamo, dove chiacchieriamo, dove voi mi dite le percezioni che avete, io vi racconto che cosa sta succedendo e ci confrontiamo, perché non vi dimenticate mai che noi all'interno delle istituzioni siamo solamente dei terminali di una rete di cui voi fate parte e noi siamo parte di questa rete. E quindi per dare un senso a questo discorso di rete ovviamente dobbiamo vederci, parlarci, confrontarci. Volete sì farmi qualche domanda? Se siamo le 2-3 in modo che possiamo andare più avanti con gli altri, se no se c'è qualcuno che vuole fare una domanda. Allora a questo punto io passerei. Ah, tra l'altro il quarto municipio, talmente bello, figo questo gruppo, che è anche il nostro candidato sindaco del quarto municipio. Quindi. E lo faremo parlare per ultimo per punizione. Allora cederei la parola agli altri e vi ringrazio dell'accoglienza anche oggi. Devo dire che come al solito quando poi vedi le persone reali è tutto un altro mondo rispetto a quello che succede su internet o insomma
nella rete o sui media.